adesso passiamo al secondo ospite, il secondo premiato. Faccio proprio un po' una scheda, eh? Sei pronto? Sì. Inizia presto a fare giornalista nel quotidiano Paese Sera e tra i fondatori del Manifesto, il quotidiano, e firma da direttore il giornale Lotta Continua. Ha collaborato negli anni 80 con l'Europeo, Panorama, più recentemente con Il Foglio e con Libero. Si fa conoscere dal grande pubblico televisivo per le sue partecipazioni a trasmissioni come Ieri, Oggi e Domani, Maurizio Costanzo Show, L'Appello del Martedì, Controcampo e La Vita in Diretta. Ha scritto 27 libri e mezzo, poi però voglio capire bene perché e mezzo. Tra questi, Compagna Dio, La ragazza dei capelli di rame, Il grande disordine e La donna creò l'uomo e Che profumo quei libri, di stampa, l'ultimo, grandissimo bibliofilo, anzi bibliofolle, come ama definirsi lui stesso, perché ha 20.000 nella sua biblioteca. Non si chiama libreria, si chiama biblioteca, mi ha spiegato stasera. Ognuno di noi ha una biblioteca a casa. È appassionatissimo tifoso della Juventus, Giampiero Mughini. Eccolo qua. Che sgargianti scarpettine, maestro, eh? Ah, bella. Perché 27 e mezzo? Come? Perché 27 libri e mezzo? In realtà sono 28 e mezzo, perché ne è uscito uno successivamente. Perché cioè, che profumo quei libri? Mi sono perso. No, questo no? È il 27esimo. E poi ne è uscito un 28esimo e mezzo sul Maggio francese, che è uscito pochi mesi fa. Mezzo perché c'è un libro che io non ritengo tutto intero mio, ma per metà abbondante mio. Non sto a dirti perché, ma è così. 28 Senti, e mezzo. E mezzo. Stai dicendo qualcosa delle scarpe e ti ho interrotto forse un attimo fa. No, sì, sono delle scarpe di Martin Margiela, che è uno dei geni del... Di recente io sono stato in una trasmissione televisiva dove avevo di fronte a me un analfabeta arrogante, il quale mi ha detto: ah, sei vestito come un buffone o qualcosa del genere. Aia. E allora io l'indomani, perché sai, in televisione non puoi essere talmente preciso, il pubblico televisivo è un pubblico di passaggio, il mio amico Paolo Bonolis lo sa benissimo, è un pubblico che vagamente ascolta, guarda, sta facendo un'altra cosa, eccetera eccetera. Allora l'indomani gli ho fatto l'elenco di chi erano gli autori delle cose che indossavo in quell'occasione. Grazie. Essendo lui analfabeta non può certo capire. Non ho rischiato quindi, ho rischiato un po'.